Devastante terremoto nelle Filippine di magnitudo 7, registrato alle 8:43. Erano le 2:43 in Italia di notte, nel nord-est proprio dell'isola di Luzon. Secondo l'INGV italiano, ma anche il servizio di monitoraggio dei terremoti, ossia l'USGS, il terremoto ha avuto ipocentro a 20 km circa di profondità ed epicentro nella regione proprio di Cordillera. È stato un terremoto devastante, è stato un terremoto profondo, un morto di 25 anni, altre 5 le persone che sono rimaste purtroppo ferite in questo terremoto di magnitudo 7 della scala Richter che ha colpito la parte nord delle Filippine e vi ricordo che la persona che ha perso la vita era un operaio di 25 anni di età che è rimasto bloccato in un edificio. Le Filippine purtroppo è una di quelle nazioni, formata da tante isole diverse, che è una nazione molto fragile, o meglio particolarmente sismica. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Speriamo che adesso tra Filippine troverà un po' di pace e tranquillità. Da Nara Tuitai è tutto, ciao a tutti.